pochi giorni dalla grande manifestazione, dalla 73esimo Festival della Canzone Italiana che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, anche noi di Canale 3 abbiamo deciso di parteciparvi a pieno, quindi di vivere questa esperienza nel modo più coinvolgente possibile anche con voi, e lo faremo cambiando ovviamente il nostro palinsesto e cercando di collegarci in diretta il più possibile ovviamente con due inviati speciali, Pietro Federici e Franco Masoni, che sono anche adesso in collegamento con noi. Gaia, grazie. Noi siamo in Piazza del Campo. Perché in Piazza del Campo? Perché questo è il nostro teatro dove due volte all'anno facciamo la nostra festa, il Palio, per cui significa che anche noi abbiamo una festa bellissima, abbiamo un grande teatro che è la piazza, e da qui vogliamo lanciare questa idea che nei prossimi giorni ci sposteremo con la nostra troupe a Sanremo, e da dove lì, come hai già detto, faremo collegamenti con Siena, con lo studio dove troveremo Gaia e Ilaria, in maniera da crearti questo racconto. Loro ci faranno sentire certe cose accadute nella nostra città, sempre riguardo al festival, e noi praticamente cercheremo di scoprire cosa c'è dietro il festival Canoro, significa all'interno della città di Sanremo, quali sono, come vivano, diciamo, tutta questa grande kermesse di carattere internazionale, e così cercheremo di avere testimonianze, e anche perché andremo un po' a giro per Sanremo cercando di farvi vedere le cose più belle di questa bellissima località, una delle località più belle. Saremo all'Aristo, il teatro che ormai è diventato la sede per il festival, saremo poi anche al Casinò e poi a tutti gli altri luoghi dove c'è musica, dove c'è tutto quello che è un contorno oltre il paese. Poi andremo a vedere anche tutte le parti belle della città, saremo anche al porto di Sanremo. Allora Pietro, sei pronto? Buongiorno Franco. Sei pronto? Beh, siamo pronti a questo punto, dalla festa al festival. Ma te sei, sai cantare? Non so cantare, infatti adesso inizierò a prendere qualche lezione, tanto c'è Paolo di Siena, ci può insegnare benissimo, quindi siamo pronti. Non so cantare, però so ballare, me la cavo col ballo. Che dici? Allora Gaia, mi senti Gaia? Sei chiaro. Abbiamo perso Gaia? Tanto benissimo, allora dicevo, bene, perfetto. Allora, praticamente Amadeus e Gianni Morandi sono andati a piedi da Roma a Sanremo, noi invece ci sposteremo in auto, per cui significa lunedì molliamo gli ormeggi dalla città del Palio e lentamente andremo verso la Riviera Ligure e arriveremo a Sanremo. Saremo, come ho detto, là per tutta la durata del festival, da lunedì a sabato. E sarà interessante, sei mai stato al festival? Non sono mai stato al festival. Ma lo guardi il festival? Come no, sempre guardato, stato un grande fan. Poi tra l'altro quest'anno è interessante perché ci sono vecchie glorie e nuove generazioni, quindi sarà bello vedere questo contrasto, no? Parliamo dei Cugini di Campagna fino a Mr. Rain, che te conoscerai benissimo, no? Assolutamente esatto. No. Esatto, come no? No, te Gaia lo conosci? Certo, quindi farete una street TV invece di uno street food, possiamo dire così? Chiaramente non street food ma street TV, per cui faremo tutto quello che potremo trovare di interessante, di bello attinente al festival e poi attinente chiaramente alla città di Sanremo, e cercheremo di farvelo vedere, cercheremo di avere tantissime testimonianze in maniera da darne così un ritratto reale della città che ormai ha questo respiro internazionale da tantissimi anni. Sono 73 anni che il festival viene fatto, te quanti anni hai? Io ho 20 anni. 20 anni, per cui sei indietro di... Di una quarantina tutte, quindi diciamo c'è da recuperare. Però esatto Franco, no? Cos'è che rende speciale il festival? È la gente. Quindi noi dobbiamo andare a scoprire quali sono le emozioni della gente durante quei giorni di festa, perché poi alla fine il Festival di Sanremo è una festa, è il festival della musica, condito però dalla meraviglia e dalla magia delle persone. Te Gaia con la musica come sei messa? Vabbè, io sono una fan della musica.
musica, ovviamente ricordo che lo faremo anche noi, cioè io e Ilaria Vallone che mi accompagnerà in questa esperienza, anche noi andremo per Siena per sentire quali sono le impressioni del popolo, perché sarà un argomento caldo della settimana, quindi si parlerà solo di quello, oltre ovviamente a voi due che starete speciali in questa esperienza unica. Facciamo la Rai Bis, cioè la Rai fa il festival all'interno dell'Ariston e noi facciamo il festival fuori dall'Ariston. Te sarai il nostro nuovo Amadeus, anzi, vista l'abbronzatura, più Carlo Conti, direi. Senti, allora diamo un po' di orari. Ecco, nel nostro palinsesto noi vorremmo fare una finestra abbastanza lunga, intorno alle ore 13, in diretta, per cui significa la mattina ci serve per muoverci all'interno di tutta quella che è la realtà di Sanremo, cercare di trovare e individuare delle situazioni interessanti e poi nel collegamento delle 13 ve lo proponiamo. Pietro, te sei pronto? Sì. Sono prontissimo, Franco. Sì. Sei te che devi essere pronto perché non hai ancora messo la macchina, quindi io no. Partirei ora. Però. La macchina è in fase di controllo, di rodaggio. Allora, poi questa. Dire, ecco, che lunedì farete un pre-festival, giusto? E poi anche. Lunedì facciamo. Esatto, facciamo il prefestival perché lunedì intorno alle 20 ci sarà la sfilata di tutti i cantanti in gara sul red carpet davanti all'Ariston. Noi saremo lì con la nostra telecamera a presentare, a vedere tutti questi signori e signore che poi troveremo sul palco, per cui sarà interessante vederne tutti insieme. Poi tornando ai momenti televisivi, oltre a questa finestra delle ore 13, facciamo un'altra finestra intorno alle 18:30, prima del telegiornale di Canale 3, poi c'è il telegiornale Canale 3 con Virginia e poi ci ricollegheremo nuovamente per un post TG, sempre in diretta da Sanremo, per avere così ulteriori testimonianze di tutta quella è la questa kermesse canora italiana che ormai è famosissima in tutto il mondo. Allora abbiamo detto tutto, Gaia e Pietro. Abbiamo detto tutto, vedremo poi in futuro, ci saranno anche delle novità che stasera scopriremo anche nel nostro TG, quindi non voglio anticipare niente, l'unica cosa che mi preoccupa, Franco, è riusciremo a tornare? Chiaramente. Si mette in moto, do sabato si rientra a Siena. Dicevo, abbiamo con noi tantissimi gadget, molti brandizzati con il... Sì, approfitto perché, come sapete, ultimamente c'è stato, soprattutto l'anno scorso, è iniziato il grande Fanta Sanremo, quindi anche Canale 3 giustamente vuole stare dello stesso passo e vuole fare una Lega. E ovviamente chi parteciperà dovrà anche pur vincere qualcosa, quindi facciamo vedere i nostri gadget, quindi dal cappellino ovviamente, quindi me lo metto veloce, poi ci sarà possibilità di vincere una sacca, che questo è molto utile, quindi facciamo un po' di vendita e sponsorizzazione, ecco qua, quindi questo è un invito per partecipare alla nostra Lega ovviamente rispetto a quella di Fanta Sanremo, ecco, aspettiamo insomma il vostro percorso. Vi ringraziamo per questa diretta, ringraziamo anche voi e vi salutiamo da Canale 3 Toscana.